Amici di Gamer Inside, sedicesimo episodio, continuiamo. Voglio finire questa quest, niente di che. Ma non ho capito qui cosa devo fare. Ringrazio Ubisoft per avermi mandato l'Ultimate Edition dal valore di 120 euro. E basta. Mettete un mi piace, mi raccomando. Non fa capire cosa devo fare qua. C'era il trucco. Ops. Ah, finalmente. Ecco i nuclei, distruggili, e per l'amor di Dio, fai attenzione. Tuo padre è molto fiero di te, Sebastian. Ah, giusto, ora puoi accedere alla sala del progetto Temis. Nigel passerà una bella giornata di merda. Ah, era qua. Ah, era quello il computer. E chi l'aveva visto? Tutto contenuto in un computer. Londra, un tempo faro della civiltà, ora una fogna senza legge. È chiaro che l'umanità non è più in grado di mantenere l'ordine, ma per fortuna non deve farlo. Ecco a voi il progetto Temis. Albion ha trovato un modo per applicare un sistema esistente, LifeScore, un aggregatore di dati biometrici e informazioni personali ai nostri nuovi droni autonomi. Questi droni potranno identificare, isolare e terminare le minacce ancora prima che possano fare danni. Possono andare ovunque, vedono ogni cosa. Possono uccidere un uomo in un vicolo o in una folla numerosa con precisione assoluta. I droni Temis fanno ciò che gli umani si sono sempre sforzati di fare. Agiscono senza alcuna esitazione. Pazzo. Cazzo, lo sapevo. L'algoritmo LifeScore, il mio algoritmo. Dovevo cancellarlo quando me ne sono andato. Che vuoi dire, Hamish? Che sai come funziona Temis? No, cioè, sì. È successo anni fa. Stavamo sviluppando un algoritmo LifeScore per un progetto che Kaz chiamava Sistema di Mantenimento della Pace. Doveva identificare i civili vulnerabili, non bersagliarli. Porca troia. Quindi Temis può avere degli obiettivi precisi a seconda dei parametri inseriti. Esatto. È così che pensa Kaz. Un genio, ma un genio malato.
Dobbiamo fermarlo. E so come. Dobbiamo cancellare tutti i dati di LifeScore e Temis sarà finito. Ah, fanculo. Bene. Ah, da là. Questo terminale. Vediamo un po'. Fatto. Faremo la cerimonia di premiazione un'altra volta. Adesso esci. Ovvio, ovvio. Volentieri esco da qua dentro. Quanto è pericoloso. E due monitor tutti e due impolverati. Ci sarà da divertirsi. Ho intercettato una trasmissione audio di Nigel Cass. Andiamo. Vai? No, basta scuse. Questa è la mia città e non permetterò al DedSec di rovinare i miei piani. Temis avrebbe dovuto cambiare Londra, il mondo. E questa banda di terroristi ha osato interferire insieme a Demish Bolaji. Li voglio tutti. Vi hanno presi per il culo. Sono entrati alla White Tower e nessuno li ha fermati. Con tutte le misure di sicurezza che abbiamo. Nessuno ha niente da dire? Allora? Nessuno? Bene, tutto il personale, nessuno escluso, sarà riesaminato. A partire da ora. Qualcuno li ha aiutati, è sicuro. E noi li scoveremo. Questa volta li prenderemo tutti. Quanto è incazzato. Beh, direi che ce l'hai fatta. Cass avrà bisogno di tempo per sbollire. Niente più LifeScore, niente più Temis. Ottimo lavoro. E dai, senza di te non ce l'avremmo fatta, e lo sai. Che ne dici di continuare a collaborare? Cass continua a fare il burattinaio. L'idea non mi fa impazzire, se penso a com'è mi è andata a finire con Albion. Ma terrò d'occhio sia loro sia Cass. E nel caso potrei darvi qualche dritta. E poi c'è ancora il discorso di Zero Day, ti ricordi? Quelli che hanno annientato il DedSec 1.0. Cass ha avuto un ruolo in quell'epurazione, Bagley, e nelle bombe. Quindi saremo lieti di accettare tutto l'aiuto che potrai darci, Hamish. A presto. Capitolo... Tolleranza zero. Andiamo, andiamo, andiamo. Nell'ultima puntata delle avventure del detective Bagley e dei suoi quasi utili aiutanti umani, abbiamo scoperto che un genio miliardario della tecnologia e un incallito guerrafondaio hanno tramato ai danni di moltissime persone innocenti. Un incredibile colpo di scena, lo so. Parlando di elementi sospetti, la vendita degli schiavi di Mary Kelly è imminente. E inoltre abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto da una caffetteria. Che strano. Forse non andava il wifi. Era un dato indispensabile, Bagley. Beh, ovviamente ci sarà dell'altro, ma dovevo fare una battuta, altrimenti non mi avresti ascoltato. Quanto ho indicato entrambe le piste sul tuo optic. Oh, vediamo un po'. Missioni. Il DedSec ha ricevuto un SS da un server. Prima da un server in uno storage staro nel caffè. Direi questa. Sì. Ho monitorato la rete dei droni. Mary Kelly si è decisa a mandare gli inviti per la sua vendita di schiavi. DedSec, qui Caitlin Lau. Mi affido a voi. Hackerate uno di quei droni e scoprite dove si terrà la vendita di quei poveretti con il microchip. Questa storia deve finire. Hackerate uno di quei droni. Eccolo. No. Dove stanno gli altri droni? Ah. Eccolo. Dov'è? Sì, vabbè, dov'è? È qua, è qua.
Eccolo. Rispettate la loro autorità. Ah, colpa mia. Eccolo. Qualcuno ha ordinato un pacco? Beh, è stato facile, persino per te. Dammi un attimo per decifrare i codici di sicurezza. Allora, Bagley, cosa abbiamo? Mary Kelly tiene la sua asta ad Acme Bugs, una struttura sanitaria pubblica che è stata aperta nel 1904. Al giorno d'oggi è diventata più o meno una base del mercato degli schiavi. Ha parlato di investitori stranieri, quindi è roba grossa. Vuol dire soci, clienti, impiegati, chiunque sia anche remotamente legato all'organizzazione. Dobbiamo colpire Mary Kelly dall'interno. L'ispettore Lau vuole far avere il fascicolo su Mary Kelly a un suo contatto nell'ufficio del procuratore, il che significa raccogliere più dati possibili per assicurarci che abbiano materiale per processarla. I microchip sono l'incognita più grossa di un'equazione di cui non sappiamo praticamente nulla. Ci servono dati concreti su quegli affari. Cercate di trovare qualcosa. Schemi, ricevute, campioni. Il piano è semplicissimo: imbucarsi al party dei Kelly, scoprire quanto più è possibile e dettagli rilevanti, cercare di non farsi ammazzare. Dobbiamo fare molta attenzione ad Acme Buffs. Mary può uccidere i... Ok, quindi dobbiamo imbucarci in questa festa. Oddio, quanto è lontana. Prigionieri premendo un pulsante. Se proviamo a liberarli ora, sono già morti. Lei non sa ancora che le siamo addosso. Dobbiamo approfittarne. Ma la macchinuccia è veloce, è una Land Rock. Che è la versione fasulla della Land Rover. Macchine sono fatte di carta pesta. Parliamone. Perché segue il GPS? Aiuto. Madonna. Ops. Ma io che guardo il monitor principale. Ogni anno, sempre la stessa storia. Perché faccio sempre il disastro? Ma e ora? Non confonderti. Hacker Lab CTOS dell'edificio per capire cosa ci aspetta all'interno. Ottima idea. Pia la festa di... La signora aspetta la festa. L'asta di schiavi. No, ho capito. Quanto è comodo giocare con il joystick. Un joystick. Ma hackerare questo, quindi devo entrare... Aspetta, lui qui chi è? Aspetta, lui chi è? Lui chi è? Ok, lui è quello che c'ha le armi buone.
Armi buone ma scariche. Sono connesso. Servono nomi, luoghi, date, qualsiasi informazione disponibile. Dobbiamo costruire un caso solido e liberare quelle persone. Vedo cosa riesco a trovare. Non c'è ancora nessuno. Meglio così. Lo champagne è in ritardo. E lo sai che questi ricchi bastardi vogliono ubriacarsi gratis. Vogliono i loro biberoni. Sì. Il prodotto è pronto alla vendita. No, lei non viene. Non per questa partita, almeno. Ma bene così. E il capo e tutto il resto. Ecco. Un'altra telecamera. Quando c'è lei sarò sempre in ansia. E sarà per forza del sangue. A dopo. Sì, sì, raga, c'è quello lì che non riesco a... Me lo segna rosso? Premi R3. R3 è questo qua. Sono due sicari. Beh. Perché lì c'è un pallino? Ok. Vediamo un po' che dicono qua. Ascoltiamo. Avanti, guarda l'obiettivo. Per bene. Ecco, così. Forza, in piedi. E girati lentamente. Non voglio farlo. Vi prego. Alzati in piedi, cazzo. Patetico del cazzo. Non lo vorrà nessuno, questo bastardo. I compratori si aspettano merce di qualità. Ok, portalo giù. Aggiorneremo il catalogo e metteremo le sue statistiche no, online. No, mi dispiace, farà quello che volete. Non portatemi lì, no! E silenzio, cazzo! Cazzo. L1. Ma che cazzo? Andiamo a vedere. Ci sono buone probabilità che il seminterrato sia chiuso. Ci sono altrettante buone probabilità che uno di questi cazzoni abbia lasciato in giro il suo codice d'accesso. Ma vi sembra normale che lasciano i codici di accesso così? Grazie per la chiave, genio. Ok, perfetto. Eugenio, così. Ah, ma io sono nel seminterrato. Vedete, ho fatto l'errore. Quanti sono? Ispezione del seminterrato. Mi hanno visto. Mi hanno quasi visto. Salve. Ne volete un po' anche voi?
Ecco, vai giù. Lo so che è qui da qualche parte. Baggy baggy. Ai ai ai, baggy baggy. Mo so baggy tuoi. Non so cacchi tu, so baggy tuoi. Tesoro, che ne dici di bere qualcosa e comprarci uno schiavo? Mi fanno cagare, cazzo. Calma. Se prima di fare qualsiasi cosa non disabilitiamo quei microchip, Mary Kelly friggerà tutto il suo catalogo. Questa sarebbe l'oca dorata. Mary Kelly ha messo in piedi un cazzo di supermercato virtuale che vende il peggio schifo. Persone, organi, armi. Questa gente va fermata subito, chiaro? Dopo ti converrà a lavarti le mani. Beh, qui c'è qualcosa di interessante. Signora Kelly, perché il nostro carico di esplosivi non è ancora arrivato? Avete avuto il denaro? Fino all'ultimo penny, tesoro. Lo ammetto, per un attimo ho pensato che tu fossi un troll che vive con la mamma. E ora cosa pensa? Penso che siate ben finanziati. E che la mia organizzazione potrebbe cacciarsi in qualcosa di terribile. Penso che il prezzo sia appena raddoppiato. La sua reputazione è ben meritata. Ma possiamo offrirle qualcosa di meglio del denaro. E cosa sarebbe? Il potere. Possiamo farla diventare la regina di Londra. Regina, eh? Una regina è una sovrana, a potere assoluto. E senza ingerenze. Sblocchi il nostro carico e Londra sarà tutta sua. Beh, so riconoscere un buon affare quando lo vedo. Botti in arrivo. State attenti a non farvi male. Con questo la inchiodiamo. È stata Mary Kelly a fornire gli esplosivi per le bombe, il che si aggiunge al mercato degli organi. È spacciata. È un bel colpo di scena. Quindi Mary non è Zero Day, ma è coinvolta. Devo ammetterlo, Zero Day voleva far perdere le proprie tracce e ce l'ha fatta. Non l'avrei mai sospettato. E io sospetto molte cose. Ricordiamoci cosa siamo venuti a fare. Ci servono informazioni sull'oca dorata per il fascicolo di Caitlin. Bugly, sei riuscito a recuperare dei dati? Questo è un semplice mercato. Ho recuperato degli inventari, ma niente che possa fare al caso dell'ispettore. Bugly, se troviamo i server possiamo ottenere la lista dei clienti per Caitlin e cancellare tutto prima che vada online. Mi piacerebbe moltissimo, ma la posizione del server continua a cambiare. Stanno usando un protocollo a reti interconnesse e ci vorrà del tempo per decifrarlo. Potrei metterci giorni. Il nostro amico è di sopra. Saprà qualcosa. Ma chi è amico? Lascia il seminterrato. Ma chi è amico? Amico di chi? Uno che traffica esseri umani non è amico mio, sicuramente. Tanto ho notato, devo dare questa nota, che dalla patch di ieri e sera il gioco è molto più fluido. Poi in registrazione OBS ha i suoi problemi e vabbè. Ci possiamo fare nulla. Magari è il supervisore. E chi è? Stanerò quell'idiota. Mannaggia. Non so quanto vi convenga mettervi contro di me, eh. Soprattutto oggi. Imbecille! Alla duella sana. Vai, telecamera. Uno. Telecamera. Non ce ne so. Ok, a posto. Devo salire per forza io. Eccolo l'idiota. Qua ci dovrebbe essere forza delle telecamere su.
È impossibile. Ma so poche le guardie qua. Ah, mo sono diventato 800 le guardie, va bene. Mi fa piacere. Dai, 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 avete chiamato i rinforzi. Bravi, 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 bravi. Bravissimi. Adesso una alla volta morirete anche voi. Ho finito i colpi. Assurdo. Non serve nascondere. Finito i colpi. Finito i colpi, raga, dove vado? Fermi, 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 buoni, 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 buoni. Come che mi muore? No, è morto. Ma dove mi farà ricominciare? Finito i colpi, dove vado senza colpi? Prendo lui con la cappa, lancia granate, faccio danni a... A pium pum pum pum. Così. Chi ti ha preceduto sta andando in ospedale senza passare dal via e temo ci starà per un bel po'. Bastardi. Dovrò spiegare il concetto di occhio per occhio. Hai perso l'occasione di acquisire i dati. The fuck, perché si è messo la maschera? Non ha senso. Finta di niente e via. Mi si è buggata la macchina? Da dove sono entrato prima? No. Potevo bugabusare entrare. Vabbè. Scherzavo ovviamente nel bugabusare. Via, via. Vatevi dal piffero. Tutti quanti, uno di fila all'altro. Grazie. A un certo punto l'audio è diventato un po' troppo alto. Ok.
No, raga, quanto è alto l'audio? Aiuto. Altissimo. Meno 20. Meno 20 decibel, altissimo. Ok. È tipo il volume Dead più alto. Ci servono i dati del server. Una volta acquisiti li porterò all'ufficio del procuratore generale. Mary Kelly la pagherà cara. Spegneremo quei server e i dispositivi che controllano i microchip. Tutti meritano di riavere la propria libertà. Prossima tappa, Neogate. Mary ha nascosto i server dell'Oca Dorata presso una società di software per la sicurezza online. Non approvo quello che fa, ma lo sa fare proprio bene. Oh, ce l'ho fatta. Missione compiuta. Non ti avremmo reclutato se avessimo pensato che sei facile da uccidere o che sei incompetente. Capisco. Rilevo una specie di complimento. Bugly va sempre dritto al punto. Ti ci abituerai presto. Chiudiamo sto mercato infallibile di... Però noi andiamo a chiudere il mercato nel prossimo episodio.